Una volta pensavo che quando ci si ama si trova sempre una soluzione. Ma io lo penso anche adesso. A volte l'amore non basta. Posso avere un altro po' d'acqua, per favore? Champagne, chiedi dello champagne. Siamo ancora in luna di miele. Se andrà tutto bene, dopo apriremo la bottiglia. Prego. Grazie. Lei cucina molto bene, signora Landman. Lasci che glielo dica. Mi fa piacere che gradisca la nostra cucina. È sicuramente un piacevole diversivo alla mensa della polizia. Io mangio da lanzino. Quindi se lo può permettere. Enig, dopo festeggi con noi? Cosa? Le nozze. Ah, no, purtroppo non ho tempo. Peccato. Nora non viene a tavola? Non lo so. Scusatemi, adesso devo andare in azienda. Quando volete andare? Adesso. Perché non adesso? Prima mi voglio comprare un vestito. Ieri non ho fatto in tempo. Ma tu mi piaci anche così, tesoro. Trovo che sia un'idea fantastica. Questo per voi è un giorno speciale. È solo una formalità, noi siamo già sposati. Scusami tanto, amore. Questo è sempre un giorno importante. Un vestito nuovo è indispensabile. Ah, un paio d'ore non cambieranno certo le cose. In fin dei conti avete intenzione di passare tutta la vita insieme. Qualcuno ha chiesto la sua opinione. Eva ha ragione, anche tu dovresti comprarti un vestito nuovo. Tesoro, lo sai che non riesco a rifiutarti niente. Signora Landman, non riesce a fare più piano? Non venga a dirmi anche lei quello che devo fare. La vedo molto alterata. Cos'è successo? Niente di nuovo. Il signor Delbrook è seduto a tavola e si comporta come se la villa fosse già sua. Le ha mancato di rispetto un'altra volta? Quella parola non sa neanche quale significato abbia. Quell'uomo si sta espandendo come un potente virus. Su questo concordo in pieno con lei. Non vede l'ora di trascinare la nostra Lissy in municipio. Quella povera ragazza non può nemmeno comprarsi un vestito nuovo per l'occasione. Non spetta a me esprimere giudizi, ma mi sorprende molto che il signor Van Weyden non sia ancora intervenuto. Già, dovrebbe cacciarlo di casa, forse. Lissy è innamorata di quell'individuo e lo ha sposato in segreto a Las Vegas. Può quindi ritenersi fortunato che sia tornata qui alla villa. Probabilmente il signor Delbrook ha messo gli occhi sulla villa. Oggi pomeriggio, appena regolarizzato il matrimonio, quel tipo avrà messo le mani sull'intero patrimonio. Se lui è davvero un cacciatore di dote, dobbiamo intervenire. Se Annabelle vuole introdursi nella camera di Delbrook, faccia pure e buona fortuna. Ma non è fisicamente in grado di farlo, la dobbiamo aiutare. Signor Adam, Annabelle non ha mai giocato a carte scoperte finora. Chissà che cosa in mente. Vuole impedire ad una ragazza giovane e ingenua di compiere una sciocchezza. E io non posso stare a guardare mentre quel mostro si appropria del patrimonio di Elizabeth Van Weyden. Signora Landman, mi deve aiutare. Non è per la signora Grafenberg. Dobbiamo farlo per Lissy. Quando Enig mi ha tradito, mi è crollato il mondo addosso. Non volevo più rivivere una cosa del genere. E adesso l'ha tradita anche Simon e per giunta con sua sorella. Simon non ha avuto fiducia. È andato a letto con mia sorella e non me lo ha detto. Questa è la cosa peggiore. Quindi è questo il motivo? Ha avuto tante possibilità di dirmi la verità. Invece continuava a rassicurarmi che andava tutto bene fra noi. Il tradimento sarebbe stato meno grave se avesse confessato fin dall'inizio. Ah, non si prenda in giro, ragazza mia. Le ha mentito e questo è abbastanza grave. Ma quello che fa più male è il tradimento. Ci vorrà molto tempo prima di riuscire a perdonarlo. Non so se voglio perdonarlo. Se avessi avuto fiducia in me, tutto questo non sarebbe accaduto. Simon è un essere umano e ha commesso un errore. Dopo tutto quello che mi ha raccontato sul vostro amore, questo non mette in discussione i suoi sentimenti per lei.
Ma i suoi sentimenti non sono stati abbastanza forti. Non si è fidato. Le voglio rivelare un segreto, cara ragazza. L'amore romantico, quello in cui va tutto liscio, non esiste. Una relazione non si caratterizza per la mancanza di periodi di crisi, bensì per la forza che dimostra di avere l'amore nel superare le crisi. Il nostro amore non ce la fa. Non riuscirà mai a farcela. Se lei prende armi e bagagli e se ne va via. Capisco che voglia chiudere il capitolo Falkenthal e su questo non discuto. Ma dovrebbe dare un'altra possibilità al suo amore. Senza fiducia l'amore non ha nessuna possibilità. La fiducia si può riconquistare, ma è un lavoro faticoso. Nessuno ha mai detto che in amore è tutto facile. Quello che ci viene regalato è solo il primo momento, quello in cui ci si accorge di essere fatti l'uno per l'altra. Tutto il resto è lavoro duro e bisogna lottare con tenacia. L'ho fatto per molto tempo. Non è servito a niente. Attenzione, il treno si ferma soltanto 2 minuti. Temo che per noi sia troppo tardi. A volte, quando uno meno se lo aspetta, il destino fa marcia indietro. Aspetti e vedrà. Si crede davvero che questo sarà il più bel giorno della sua vita? Si vuole addirittura comprare un vestito nuovo. Quel poliziotto è un villano avido e senza scrupoli. Neanche un abito di sartoria può riuscire a nasconderlo. Si comporta come se avesse già in tasca il patrimonio di Lissy. E se non interveniamo subito, riuscirà nel suo intento. Oggi pomeriggio vogliono andare in municipio a ratificare il matrimonio. Sono fuori a fare shopping, ne possiamo approfittare. Per favore, un paio d'ore. Dobbiamo escogitare qualcosa. Ne va di mezzo il futuro di Lissy. Ho già organizzato tutto. Il matrimonio non verrà trascritto in Germania. Fidati di me. Hai fatto sparire i documenti? Ci sto lavorando su. Meno sai a riguardo e meglio sarà per te. Così non dovrei mentire a Lissy. Apprezzo molto quello che fai, Annabelle. Spero solo che il tuo piano funzioni. Funzionerà, credimi. Se non altro, quella rivista sarà ben vestito per la sua sconfitta. Sophie, sono io, Richard. Lissy ed Elbrook vogliono andare oggi pomeriggio in municipio. Annabelle è molto fiduciosa, ma io non ho una buona sensazione nell'affidarmi completamente a lei. Avrei voluto fare qualcosa di persona contro Delbrook. Se le cose dovessero andare storte, non me lo perdonerò mai. Via libera, venga. Perché parla a bassa voce? Mi rende ancora più nervosa. Non voglio che qualcuno ci senta o vuole che il piano vada all'aria. Allora forza, faccia in fretta. Mi ha detto che Delbrook e Lissy sono andati a fare acquisti. Ma il signor Delbrook non mi ha dato l'impressione di avere una gran voglia di andare in giro a fare shopping.
Ha solo una gran fretta di far registrare il matrimonio. Eravamo d'accordo, da questo momento ci penso io. Signor Adam, per favore, non sia testardo. Se cerchiamo in due, faremo prima. Io non voglio che sia coinvolta anche lei in questa faccenda. È sufficiente che accusino me d'aver commesso un'azione illegale. Lei riesce a essere un gentiluomo anche quando fa il ladro. Su questo non sono disposto a trattare. Mi assumo io la responsabilità del furto e lei controllerà che nessuno mi scopra. Erano questi i nostri accordi. Sì, ma... Fine della discussione. Ora, per favore, esca. E se arriva qualcuno, cominci a tossire. Che Simon mi tradisse, ma anche tu oggi hai perso molto. L'uomo che ami. E tua sorella. E ora che cosa pensa di fare? Inizierò da capo, lontano da Falkenthal. A quale posto pensava in particolare? A Valdro. Era lì che lavoravo prima di trasferirmi a Falkenthal. Che cosa faceva, se non sono indiscreta? Lavoravo in un albergo. Voglio ricominciare da lì. Ah, vuole tornare indietro nel tempo. Voglio un po' di tranquillità per capire cosa devo fare della mia vita. Sicuramente avrà qualche bella sorpresa. Credo di averne avute abbastanza. Non sempre riusciamo ad evitare che certe cose accadano. Luisa, temevo di non trovarti più. Ho letto la tua lettera d'addio e così mi sono precipitato in stazione. Però il treno era già partito, così l'ho inseguito in macchina. Ero sicuro di non farcela. Poi ho anche finito la benzina. Io non avevo soldi con me e così ho regalato il mio orologio al benzinaio. Dovevo assolutamente trovarti, non potevo certo... Prendo a fiato, giovanotto, respiri. So che forse sono l'ultima persona che vuoi vedere, ma... Perché sei qui? Perché non voglio rinunciare a noi. Luisa, ti prego, devi ascoltarmi. Di poter trovare da solo quel documento. Quell'uomo non è capace di trovare una padella quando la cucina è in ordine, neanche se ce l'ha sotto il naso. Siete già tornati dallo shop? Jan è così impaziente, non vede l'ora di andare in municipio e sistemare tutto. Una volta regolarmente sposati potrei fare shopping finché non avrai esaurito la carta di credito, ma adesso ho fretta. Posso prendere le sue buste? Sì, grazie. No, grazie, mi cambio subito. Bene, non dimenticarti di respirare, altrimenti resterò senza marito. Tranquilla, non succederà.